Oggi un nuovo video svuota la spesa Ipercop. Eccomi di ritorno dall'Ipercop. Ho trovato tantissimi prodotti in offerta e ora ve li mostro. Allora, ovviamente non era tutto in offerta, comunque andiamo avanti. E ho preso le fettine di pollo, eccole qui. Poi un po' di yogurt mix. Ho preso tanti prodotti a marchio perché così si risparmia un pochino. Eccoli qua. Allora, ho preso due Bene Sì mix, questi qui, eccoli. E hanno yogurt intero di fior di latte con cereali, biscotti al cioccolato. Poi ho preso un yogurt cremoso al gusto di vaniglia, eccolo qui, con granella di nocciole e cioccolato, questo per il Piston Bread. E poi un cremoso al cocco con palline di cioccolato fondente. Eccoli qua. Poi andiamo avanti con un bel rotolo di pasta sfoglia integrale della Bultoni, eccola, questa l'avevo già provata, mi era piaciuta tantissimo. Poi la crescenza, eccola qui, Bene Sì, senza lattosio, sempre di Coop. Questi sono 165 grammi con latte 100% italiano. Poi le mozzarelle, sempre della linea Bene Sì, eccole qui. Poi ho voluto provare a prendere lo stracchino di capra, mai mangiato, e anche mezzo litro di latte di capra. Dicono che fa così tanto bene, allora ho voluto provare a prenderlo e poi vedremo. Poi salame tipo Milano, eccoli qua, maialini italiani. Per il Piston Brillo ho preso gli hamburger di prosciutto cotto, tac tac. I cetrioli, si è rotto tutto il sacchetto, vabbè, che tanto poi lo tolgo, che fanno anche una gran puzza questi sacchetti. Beh, eccoli qua, di cetrioloni enormi ho preso, eccoli, tre, numero perfetto, questo lo butto qui di dietro. Poi le zucchine chiare, ne ho prese 4 circa, tutte grandi così. Le banane, queste le prendo sempre. Voilà, ne ho prese un sacco questa volta. Poi ho preso i duroni, eccoli qua, della linea Fior Fiore Coop. Queste sono buone, queste sono belle gustose, belle piene di polpa. Poi i fermenti, questi sono, erano in offerta ancora, no, che poi ve li ho fatti vedere così, ma questi vanno visti da questa parte, eccola qua. Allora, questo addirittura ha la vitamina B6 che aiuta a ridurre la stanchezza e la fatica. Voilà. Poi una novità, gli Activia, sempre con il probiotico Special Fruits, questo proprio nuovo, con kiwi, lime e aloe vera. Chissà, ma sono proprio curiosa, scusate, mi ero incantata. E poi facciamo un giro in America. Eccolo qua, Yogurt Müller San Francisco. Eccoli qua, questo è di edizione limitata. Yogurt cremoso, gusto cheesecake ai lamponi.
E mi ha ispirato un sacco proprio, Poi vi dirò com'è. Allora, questa sporca finita. Poissa. Cascherà ben tutto. Poi ho preso due bottiglie di tè verde. Questo è quello di Coop, in acqua minerale naturale. Poi, per cambiare un po' per il pistonbrillo, i pomodori cuore di bue o il costoluto viene chiamato. Sono morbido, gustoso, ideale da insalata. Il pomodoro parla, Poi, i pomodorini ciliegino, eccoli qui, sempre comunque di Coop. E il ciliegino invece dice: sono dolce, consumami così o come ti suggerisce la fantasia. Poi, lo yogurt Müller, eccolo qua. E questo è quello bianco con lo zucchero d'uva. Questo è buono perché è cremosissimo. Le pesche, quelle di polpa gialla, sempre della linea di Coop. Le pesche parlano come i pomodori? No, le pesche non parlano, non dicono. Poi ho preso, allora, voilà, queste qui. Allora, DVDC, zuppa toscana, questa che ha il cavolo nero. E poi una crema buonissima in estate, una crema con carote, mele e zenzero. E queste sono strepitose, velocissime, perché le metti in microonde e nel giro di 3-4 minuti hai pranzo o la cena già pronti. Voilà! Poi, col fatto che ero da sola, ho preso solo due bottiglie d'acqua naturale, sempre di Coop per cercare il risparmio. Poi, un attimo, arrivo subito, non scappate. Andiamo avanti con le merendine di Coop. Queste sono integrali al miele. Voilà. Una chicchina, il trancino con latte e cacao e la copertura con la farina di cocco, sono buonissime. Gli yo-yo, yo-yo. Non fate caso, ogni tanto mi viene un po' di attacco di mattisia. Poi, ahimè, la tinta, eccola qua. Questa è anche senza ammoniaca. E questa l'avevo anche già provata in realtà ed è molto buona perché non fa il classico puzzone da tinta e mi dà proprio fastidio. Una bottiglia di succo di frutta all'albicocca, il tonno, questo è all'olio d'oliva, il caffè, si legge così, no, ovviamente così, il caffè, questo per la nostra macchinetta, noi abbiamo una macchinetta Bialetti, le piadelle integrali, eccole qui. Poi ho preso questi grissoghiotti con farro integrale, mai visti, e quindi ovviamente li ho dovuti prendere, come faccio sempre quando vedo qualcosa di nuovo, lo prendo. E questi sì, sono con il farro integrale, 250 grammi, fonte di fibre, bene, quindi fanno bene. Poi, opla, opla, eccola qua, la farina, questa della Molino Spadoni di tipo 2, che è quella meno raffinata, quindi fa meno male. Il tè in brick,
sempre di Coop, questi per il pistombrillo, così fa merenda quando va al lavoro. L'aperitivo biondo analcolico e anche senza coloranti. I filetti di sgombro, quelli qua. E poi finiamo con dei gelati. Allora, ricoperto cioccolato al latte, snack al cocco. Allora, l'ho letto malissimo. Sono snack gelato al cocco, ricoperto di cioccolato al latte. Ecco, adesso fila tutto. Eccoli qua. E sono 6 barrettine. Poi, questo l'ho preso solo per il nome. Come si fa a chiamare un prodotto Bisco Ganzo? Yeah, sono ganzo. Allora, gelato al gusto di panna con granella di cioccolato, biscotto e copertura al cacao magro con granella di nocciole. Poi, per finire, eccoli qua, dopo abbiamo finito veramente. Allora, un po' di pesciolino, filetti di merluzzo, sono 4 filettini croccanti impanati e prefritti e poi surgelati. E poi anche questi sono i filetti di platessa come il merluzzo impanati, prefritti e surgelati, così dopo li puoi finire la cottura in forno, per un totale di, lo scontrino è qua, allora in teoria di 82,59 euro, cosa ho detto? Non mi ricordo. Poi però io avevo 2 buoni da 5 euro, quindi mi hanno scontato 10 euro e ho speso in totale 72,59 euro. Mi piacciono gli sconti. E come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao!